Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Speravamo con la TRC, rinviando questa registrazione, speravamo di potervi dare, non in anteprima, ma in maniera però completa, articolata, la notizia sulla sentenza che un po' tutti noi, tutta la comunità di Cerignola aspetta, sull'omicidio del nostro concittadino Donato Monopoli. L'udienza era prevista per giovedì scorso e, dato che il programma prevedeva la conclusione della discussione, sapete, io da vecchio, forse troppo vecchio avvocato, avevo letto, vedete, su questo libricino, codice di procedura penale, che dopo la discussione il giudice va in camera di consiglio per deliberare la sentenza. Ci mette un'ora, ci mette 2 ore, ci mette una giornata. Il giudice non esce dalla camera di consiglio se non è pervenuto ad una decisione. Così mi ricordavo io, che faccio l'avvocato da 50 anni, forse troppo, perché invece ho imparato che il giudice, finita la discussione, trova, chiamiamolo un escamotage per essere eleganti, e rinvia la decisione. Questo può essere, vedete, giustificato. Fate conto, il processo finisce alle 8 di sera. Come si fa ad andare in camera di consiglio alle 8 di sera, magari stare lì 2 ore, 3 ore? Quindi si trova un sistema per andare in camera di consiglio. Fatto centinaia di processi in corte d'assise, si usava questo sistema. Si trovava questo escamotage per permettere alla corte, più giudici quindi, di andare in camera di consiglio alle 9, alle 10 del mattino. Mia nonna avrebbe detto con la mente fresca. Ed era un espediente accettato come utile da tutti. Ma giovedì non è successo questo, abbiamo rinviato il dispositivo al 9 di luglio, cioè 40 giorni dopo. Francamente non trovo una norma che consenta una cosa di questo genere. È uno dei tanti aspetti della degenerazione del sistema giudiziario. Anche un giudice che in udienza ha alla presenza dei genitori che hanno un figlio morto in quelle circostanze e che aspettano da tanto tempo un po' di giustizia, beh, insomma, dire sono molto occupata, sono molto impegnata, ho tante cose da fare, beh, francamente, non l'ho trovata una bella scelta, una buona decisione. Dato che voi mi conoscete, io non ho peli sulla lingua, non ho nessuna ragione per negarvi che ho protestato, ho mostrato tutto il mio disappunto, tanto che ho preso la borsa e me ne sono andato per evitare, che la cosa andasse oltre. Però c'è delusione, c'è delusione, c'è amarezza, con l'eleganza che lo ha sempre contraddistinto in questa vicenda. Il padre della vittima lo ha confessato, confidato ai giornalisti. Io ho rilasciato una dichiarazione nella quale manifesto tutta la mia amarezza e la mia delusione. Ci sono frasi che non si dovrebbero pronunciare, tipo:
Se aspettiamo altri 40 giorni, che fa? Io ho sentito dire questa cosa, a Cerignola si dice, sdrammatizziamo, a Cerignola si dice, mo cavato la stizza, cioè, in un italiano più colto c'è stato un velo nero davanti agli occhi a sentire queste espressioni, sicuramente voci dal sen fuggite che magari ripensandoci il giudice non pronuncerebbe più. Comunque, accettiamo il risultato anche perché sinceramente non è che se non lo accettiamo cambia qualche cosa, è il giudice che decide. Amen. Visto che ci troviamo in tema di giustizia, due considerazioni che non sono proprio su temi cerignolani, ma insomma servono, servono. Avete sentito in questa settimana che l'ex sindaco di Lodi, 5 anni fa, fu arrestato con grande clamore mediatico e ovviamente con la discesa subito dei lanzichenecchi dei 5 Stelle a gridare onestà, onestà e a sfruttare sciacallescamente la disgrazia giudiziaria di quest'uomo. Ecco, 5 anni dopo il sindaco Uggetti è stato assolto perché il fatto non sussiste, scusate se è poco. Dice, ma è un sindaco che appartiene al PD. E io non faccio distinzioni politiche, partitiche. Vorrei che la giustizia non andasse a incorrere in questi infortuni. E sottolineo come l'odio politico per un avversario non si può mai tramutare in speculazione giudiziaria. Se consentite questa seconda osservazione, quella sull'odio e sulla speculazione giudiziaria, me la riferisco, me la autoriferisco. Seconda considerazione, sempre nel mondo giudiziario. Sicuramente chi ha seguito, specialmente i miei buonasera, conosce la vicenda del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, anche questo arrestato, questo è della Lega, ma a me non mi cambia niente se sono del PD, se sono della Lega, è una battaglia di civiltà e di cultura. Anche questo arrestato con tutto il battage, la solita conferenza stampa. E qualche pubblico ministero, vero dottor Infante, che si abbandonò a dichiarazioni che facevano di Potenza un criminale. Abbiamo smantellato un sistema criminale, parole molto pesanti che andrebbero ben pesate prima di pronunciarle e poi non andrebbero pronunciate, perché se ci pensassero non le pronuncerebbero. Bene, quell'arresto fu eseguito sulla scorta al 100%, non c'erano altri elementi, di intercettazioni ambientali che avevano riguardato il sindaco Potenza. Io all'udienza preliminare, come avvocato di Potenza, feci l'eccezione sulla inutilizzabilità, non vi dico perché, è un fatto tecnico, ma insomma, non si potevano usare, erano illegittime, non si potevano usare. Il GIP ritenne di disattendere questa eccezione con una motivazione che vi raccontai anche questo, era una motivazione poco fondata, anzi affatto fondata. Siamo andati al processo, al dibattimento, giovedì, in coincidenza proprio con l'udienza per l'omicidio di Donato Monopoli, il Tribunale di Foggia, accogliendo l'eccezione che il mio studio aveva fatto, ha dichiarato non utilizzabili quelle intercettazioni. Senza quelle intercettazioni Potenza non poteva essere né arrestato e nemmeno processato. Adesso date tempo pochettino allo svolgimento delle cose burocratiche formali del processo e vi darò informazione della assoluzione di quest'altro sindaco. Racconto questi due episodi perché a me, per fortuna, non mi è capitato di essere arrestato.
Per fortuna forse non è nemmeno appropriato. Diciamo che io sono stato particolarmente attento a evitare anche il minimo dubbio, la minima perplessità. Però vedete come possiamo andare avanti in questa nazione se la battaglia politica si fa attraverso l'odio e attraverso la strumentalizzazione di eventuali indagini penali. Voglio dire che i pubblici amministratori devono rimanere non puniti? Assolutamente no. Voglio dire che quando si tratta di perseguire un personaggio pubblico bisogna essere attenti a evitare di essere volontariamente o involontariamente strumentalizzati. È chiaro perché a Cerignolo circola un soggetto ex magistrato che si vuole candidare, che ha posto una condizione: io mi candiderò nel momento in cui sono sicuro che non si candida Franco Metto. Perché? Perché se no abbusca. Abbusca nel senso che fa una brutta figura elettorale. E allora, scusate, chi mi toglie dalla testa il dubbio che i guai che avrei potuto passare io, che poi grazie a Dio è finito tutto in un'archiviazione, non possono essere frutto di questa voglia di aiutare il collega, l'ex collega. Io, poveretto, faccio un pochettino la figura del vaso di coccio fra vasi di ferro così potenti. Va bene, chiusa questa parentesi, in questa trasmissione di oggi voglio soltanto tornare, come avevo promesso nei miei buongiorno, voglio tornare sulla faccenda della Balestrieri. E allora, dato che c'è molta gente qui qua, li chiamo io, i tre giornalai locali, è peccato che scrivano anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece è un giornale serio, che ha cambiato proprietà, che oggi è di proprietà del gruppo La Disa, che è un gruppo molto molto importante e economicamente molto forte, di gente seria e di gente che ha anche passato qualche guaio perché strumentalmente entrarono nel mirino di qualche indagine. Quindi dovrebbero essere sensibili al fatto che questi tre vadano un pochettino messi da parte, tacitati, perché sono tre soggetti che odiano e quindi non fanno una informazione accettabile, ma fanno informazione strumentale al loro odio personale. E io sono il primo della lista, ma la lista è lunga perché alla fin fine odiano tutti, anche se, ripeto, io sono il capolista. Hanno fatto confusione su questo tema, allora voglio essere chiaro. La Balestrieri SRL, società responsabilità limitata, ha un legale rappresentante che si chiama Antonio, Tonino, anzi Antonello lo chiamano i compagni suoi. Bene, il legale rappresentante della Balestrieri SRL è questo signor Balestrieri Antonio, è stato colpito la sua società. E quindi lui che è legale rappresentante è coinvolto, da un'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Napoli. Perché Napoli? Perché la Balestrieri SRL ha sede a Gragnano, che è in provincia di Napoli, competenza prefettura di Napoli. A noi che ce ne frega di questo fatto? Semplicissimo, ci interessa questa cosa perché? Perché Balestrieri Antonio tiene un figlio, e fin qua niente di male, che si chiama Balestrieri Alessio, e fin qua va bene tutto. Ma Balestrieri Alessio è il legale rappresentante di Tecra. Tecra è la società che raccoglie i rifiuti a Cerignola. Che cosa voglio dire? Praticamente le due società sono due società gemelle, cioè svolgono lo stesso servizio, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Lo svolgono alle dipendenze con un contratto, con contratti che le legano entrambe a
pubbliche amministrazioni. Se la mia memoria non mi inganna, l'appunto che mi ero fatto è corretto, la Balestrieri lavora a Santa Maria Capua Vetere, la Tecla lavora anche in provincia di Napoli. Siamo interessati a sapere perché è arrivata questa interdittiva alla Balestrieri, perché padre e figlio, le due società sono società, una madre e l'altra figlia, cambia solo il nome, ma è la stessa attività, la stessa proprietà, la stessa famiglia. Se nell'interdittiva si dice che Balestrieri Antonio, spero di no per lui, gli auguro tutto il meglio, non c'è nessun motivo di avversione nei suoi confronti. Se è stato scritto per caso che il Balestrieri Antonio padre è condizionato dalla mafia, è il figlio, è il padre, il figlio, la stessa attività. È evidente che la cosa interessa anche Tecla. Perché non è stata direttamente interdetta anche la Tecla? Perché l'Italia è questa nazione che ha queste migliaia, migliaia, migliaia di norme che rendono complicate le cose semplici? Perché Tecla ha la sede legale ad Angri. Angri è in provincia di Salerno, quindi dipende dalla prefettura di Salerno. Ma la domanda legittima che ci siamo fatti noi, persone serie, poi qui qua li mettiamo da parte: per quale ragione è stata interdetta la Balestrieri, e queste ragioni dell'interdizione si proiettano anche su Tecla? Domanda più che legittima, visto che Tecla raccoglie, dovrebbe raccogliere, se ci affacciamo adesso al balcone li troviamo tutti sparsi per il paese, i rifiuti a Cerignola. Ma c'è un'altra ragione. Tecla dice ha vinto. Tecla non ha vinto un'amata minchia di niente. Tecla, sede in Angri, viene scelta, capata nel mazzo, dal dottor Postiglione, commissario antimafia, immaginate, viene scelta con un'ordinanza e portata a Cerignola, senza gare, senza niente. D'accordo? Affidamento diretto. Dice, ma si tratta di 3-4 mila euro? 3-4 milioni di euro affidati in via diretta dal prefetto Postiglione, che vive ad Angri e si è candidato ad Angri, si è candidato ad Angri alle regionali a sostegno del PD e di De Luca in Campania. Bene, lui capa dal mazzo la Tecla, fa un'ordinanza e la porta a Cerignola a lavorare con affidamento diretto. Scusate, è rilevante questa cosa o è una cazzata? Dice, ma poi dopo abbiamo fatto la gara. Sì, prima di tutto c'è stato l'affidamento diretto. Dopodiché si è fatta una gara che, se volete, ne parliamo. Una gara in cui il comune di Cerignola, gestito dalla commissione antimafia, capite, l'antimafia di questi è fortissimo, madonna mia, ha fatto una gara senza un capitolato adeguato, prendendo per buono il contratto vecchio di SIA, e quella gara l'ha vinta Tecla, ma Tecla non sta rispettando quel contratto. Ecco perché io mi sono interessato a questa faccenda, e per la verità io l'ho saputa in anteprima, perché i miei amici giornalisti campani, con i quali spesso ci sentiamo da quando Postiglione fu nominato commissario qua, mi tengono aggiornati e si tengono aggiornati delle vicende di Cerignola. È una cosa legittima. Che passo avanti si può fare? E chiudiamo in questa maniera. Il passo avanti che si può fare subito è leggere le motivazioni dell'interdittiva. Perché vedete, se
le motivazioni dell'interdittivo riguardassero soltanto alcuni aspetti della vita sociale della Balestrieri, Tecla potrebbe essere benissimo estranea. Se invece si dice che i vizi, le ombre, i dubbi riguardano le persone, padre, figlio, è chiaro che questi argomenti sarebbero molto estesi. Ultima considerazione per Tecla: nessuno ce l'ha con Tecla, nessun Balestrieri, io se lo incontro nemmeno lo conosco, non l'ho mai visto in vita mia, però vi ricorderete che Tecla, quando doveva assumere delle persone in via straordinaria, si fece fare l'elenco dal maresciallo dei carabinieri. Maresciallo dei carabinieri Giaccoli fece l'elenco delle persone che Tecla doveva assumere per integrare la forza lavoro. Allora, scusate, ditemi la verità, ma secondo voi è tutto regolare, è tutto normale? E secondo voi chi doveva fare i conti con le infiltrazioni mafiose ero io? Forse qualcuno invece che guardare a Cerignolo doveva guardare in casa sua. Ma lo dico senza astio, senza polemica particolare, però fatemelo ribadire: esiste la mafia che è merda, esiste l'antimafia che è sacra ed esiste la mafia dell'antimafia, e da quella ci dobbiamo guardare. Ok, vivo, state per buon. Ma il cielo è sempre più blu.